Sembra proprio che il pomeriggio sarà sereno. Peccato non si sposino all'alba. La luce del mattino carezza le belle. Parli di una che conosco? Salutala per me la prossima volta che ti guardi allo specchio. Non temere. Celebrerò la vera bellezza aiutando Edith a prepararsi. E non fa stancare troppo Trigg. Non sia mai che venga meno ai suoi doveri al momento cruciale. Andrò a lavorare un po' in bottega. E poi c'è la faccenda del tuo dono. Il segreto più segreto di questi 20 anni di matrimonio. Mi stupisce che tu abbia saputo custodirlo. Tu mi sorprendi ogni giorno. Volevo renderti il favore. Per una volta. L'hai già fatto. Ho brontolato quando mi hai svegliato. Ma quest'alba è stata meravigliosa. Vuoi che ti svegli anche domani? Superiamo questa giornata, intanto. Trigg, vedo che hai iniziato a scaricare da solo. Vuoi sfiancarti prima delle nozze? Tua moglie non si accontenterà certo di un bacetto. Se non vuoi che mi stanchi troppo, allora aiutami a portare le casse al nostro banco. Ti rendo un uomo libero e tu mi ripaghi dandomi ordini. Sei fortunato che non ho spedizioni con cui tentarti. Ah, no, Edith si opporrebbe. Vuole mettere su casa e allevare con me un gregge di angli biondissimi. Non ti ho mai chiesto perché hai scelto lei. Hai infranto il cuore di tante donne norrene quando hai annunciato il tuo fidanzamento. Lei mi ha fatto conoscere nostro Signore, Gesù Cristo. So che da fuori può sembrare poca cosa, ma lei pensa in modo diverso. Ogni conversazione con lei è una scoperta, perché le nostre tradizioni sono molto differenti. Un incontro di cuori e menti, dunque. Una doppia fortuna. Tripla, Thorstein. Non conti la tua amicizia, né che siamo soci. Hai lavorato sodo per farmi arricchire. È giusto che ti renda il favore. Devo fare qualcosa per coprire il costo del dono nuziale di Trigg. Benvenuto a Jorvik. Qui troverete la migliore lana d'oltremare, miele e idromele dal meridione e le calde pellicce invernali delle tribù del nord. Buongiorno. Sono giunto fin qui dal califfato in cerca di doni per le nozze di mia figlia. Mi occorrono 16 braccia di lana, una pelliccia di orso e 3 vasi di miele estivo. Ho sentito dire che i vostri prezzi sono i migliori. È la verità. Facciamo il conto. Per tutta questa merce vi chiederò solo 2 once d'oro. Non è a buon mercato, ma mi hanno detto che la tua merce è di prima scelta. Bene, pagherò quella somma. Spero che mi raccomanderete ad altri. Buona giornata, signore. Sto raccogliendo donazioni per i poveri e gli infermi. Avete qualcosa da offrirci? Una nobile causa, senz'altro. Vediamo. Prendete i profitti stagionali e una bella pelliccia proveniente dalla corte di Re Harald ad Alrekstad. Che generosità! Il Signore vi preservi, fratello mio. Bjorn, sono passati mesi. Come va il commercio al nord? Male. I pitti sono dei selvaggi e gli angli non sono meglio. Vogliono tutto in cambio di nulla e non c'è modo di trattare. Del resto è il nostro lavoro, amico mio. Trovare un accordo che accontenti tutti quanti. Non quando devo dei soldi a Guthrum, però. Mi aiuterai, Thorstein? Se i suoi uomini verranno a cercarmi, tu mi difenderai?
Prendi le fibule che vedi su quella mensola e poi vendile al mercato. Farai un gruzzolo in un batter d'occhio. Così potrò tenere a bada Guthrum mentre vendo la mia merce, se non altro. Mi hai salvato ancora, fratello. Grazie. Salute! Vorrei commissionare una pietra runica che celebri tanti anni di felicità e successi al fianco di mia moglie. Ottima scelta! Ci sono varie opzioni. Proprio come temevo. Vediamo. Prima dovete scegliere il tipo di pietra. Granito, direi. Ottima scelta! E questa è la pietra che volete? Sì, esatto. Allora procediamo. Ora dovrete decidere che cosa volete che incida sulla pietra runica. Tu mi ami e io amo te, Gunhilda. Baciami, mia adorata. Una dichiarazione senza tempo. È questa l'iscrizione che volete? Sì. Mi metterò subito al lavoro. Vostra moglie sarà soddisfatta del risultato. Non vi resta altro che confermare il disegno che volete che incida. Volentieri. Questa pietra runica è davvero ben tagliata. Lo è, alta e massiccia. Una pietra runica che eternerà le vostre parole nei secoli. È un simbolo di forza, ricchezza e celebrazione. Volete una pietra runica per vostra moglie? Se avete altre domande, mi troverete qui. Parlatemi di questo tipo di lavorazione. La croce simboleggia per i cristiani la redenzione ottenuta attraverso il sacrificio del loro Dio, Gesù Cristo. È un simbolo di fede, speranza e amore eterno. Volete una croce cristiana per vostra moglie? Se avete altre domande, mi troverete qui. Questa pietra runica è davvero ben tagliata. Lo è, alta e massiccia. Una pietra runica che eternerà le vostre parole nei secoli. È un simbolo di forza, ricchezza e celebrazione. Volete una pietra runica per vostra moglie? Allora avrete presto la vostra bella pietra runica. Sono certa che vostra moglie apprezzerà il risultato. Allora ci siamo. Bene, sei puntuale e ti sei anche lavato. Qualità apprezzabili in un marito. Cerco sempre di mantenere un certo livello. Il trucco è abbassarlo lentamente con il passare degli anni. È il tuo consiglio per iniziare la vita da sposati? No, amico mio. È un consiglio per troncarla. Quando i fili si ingarbugliano così, meglio fare due passi e schiarirsi le idee. Un piccolo errore e dovrai tagliare tutto il tessuto. Più facile a dirsi che a farsi. Certi giorni la spoletta mi sembra indemoniata. E in quei giorni occorre prendersi una pausa. Una volta ritrovata la calma, anche la spoletta sembrerà più docile. Che visione celestiale! Del resto mia moglie aveva del materiale eccellente con cui lavorare. Sempre galante, Thorstein. Non sai che presto sarò una donna sposata?
Ecco perché ti faccio i miei complimenti adesso, prima che tu perda la freschezza come Gunhilda. Un giorno ti sentirà e non ti perdonerà di certo. Spero che quel giorno gli dei vorranno proteggermi. Padre Elrich, Trigg mi ha portata a un raduno cristiano la scorsa settimana. Non ho capito una parola, ma la vostra eloquenza mi ha stregato. Vi ringrazio, Thorstein. Detto dal mercante della lingua svelta, è un grande elogio al modo in cui comunico la gloria del Signore. È un compito per cui siete tagliato. Ci provo, figliolo. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per assistere all'unione delle tradizioni di Northumbria e Norvegia. Trigg ed Edith oggi iniziano una nuova vita insieme. Qui, dove giacciono la madre e il padre di Edith, benedirò questa sacra unione davanti a loro e agli occhi di nostro Signore. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, non si vanta, non si gonfia. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non avrà mai fine. Trigg, vuoi prendere Edith come tua sposa alla presenza del nostro Salvatore Gesù Cristo? Lo voglio. Edith, vuoi prendere Trigg come tuo sposo dinanzi a Dio Onnipotente e alle anime dei tuoi genitori? Lo voglio. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Perché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Amen. Possa Freya benedirvi con molti figli e Thor proteggervi dalle tempeste della vita. Grazie, amici miei. Sono così felice per loro. Spero proprio che la loro unione sarà lunga e prospera come la nostra. A proposito, sai una cosa? Il nuovo fornaio di Coppergate è un gran bell'uomo. Allora dovrò imparare a fare il pane. Thorstein! Ti ho cercato ovunque. Ho detto che garantivi per me, ma vogliono subito l'oro. Calmati, Bjorn. Andiamo a parlare con loro. Dubito che si limiteranno a parlare, fratello. Io e mio marito stiamo tornando a casa. Non ci vorrà molto, promesso. Tieni in caldo il tuo stufato e ti assicuro che sarò di ritorno prima che sia ora di cenare. Se non sarà a tavola prima del tramonto, ti verrò a cercare. E sono certa che non ti piacerà. Ti prego, Thorstein, presto! Tieni ben viva la fiamma, tesoro. His erdia hefodban, with rulletje, je broke. Yet midan on corbene, fram herium. Lo vizi troppo, tesoro. È un uomo adulto, non un bambino. Gli schiavi parlano, Gunhilda. Se raccontasse alla sua famiglia che lo abbiamo maltrattato, rischierei un duello. Nessun duello finché non impari a usare bene la spada. Dove sei? Thorstein! Thorstein! Aspetta! So che non dovrei dubitare di te. Thorstein!
Dove sei? Lascia che ti aiuti!